Con Football 5, la settimana scorsa ci eravamo fermati perché i ragazzi dell'Aposa preparassero al meglio la Final Four di Coppa Italia e oggi finalmente abbiamo l'onore di avere con noi in trasmissione Fabio Cosenza. Buonasera a tutti. Presidente dell'Aposa. Mio malgrado. Tu malgrado, esatto. E poi c'è sempre con noi Luca Bastia. Buonasera. E Press, manca una quarta persona o un quarto oggetto forse, la Coppa. Manca la Coppa, sì, purtroppo me ne scuso, ero poi per lavoro, infatti vengo direttamente dall'appuntamento ed era poco opportuno girare con questa coppa. Esatto, anche perché è una soddisfazione immensa. Sì, sì, è lì a casa, è stata portata, venerata, lucidata. La prima coppa dell'Aposa, abbiamo aperto la bacheca finalmente, abbiamo inaugurato con questo trofeo. Ormai che la stagione è conclusa, la domanda è scontata, il bilancio di quest'anno? Ma bilancio positivissimo, nel senso che si sa, avevo detto, l'obiettivo che avevo chiesto, che avevo posto all'inizio stagione allo staff, ragazzi, era la salvezza. Salvezza magari tranquilla, vista la qualità della rosa. Credo che stato raggiunto l'obiettivo, Finalmente. Anzi, ben più, perché questa promozione a sorpresa. Io sono sincero, lo sapevano, ero contentissimo per il raggiungimento della finale di Coppa. Oggettivamente credevo avessimo poche possibilità. Giocavamo in casa di una grande squadra, sì, la Klein, per di più ne approfitto in questa sede autorevole per sottolineare e complimentarmi con la Klein per l'organizzazione della Coppa Emilia, che è stata eccezionale. Pubblico anche molto corretto, ha applaudito alla fine quando abbiamo vinto noi, non i beniamini di casa. No, quindi avevo poche aspettative e in realtà mi hanno fatto completamente ricredere, mi hanno regalato un sogno, veramente un'emozione incredibile. Anche perché in aggiunta al raggiungimento delle Final Four ci sono anche i playoff di campionato, quindi sì, essere impegnati sul doppio impegno non è stato sicuramente facile. Sì, playoff di campionato che nonostante l'eliminazione non siamo passati alla seconda fase, sono andati bene, non abbiamo mai perso, ragazzi magari è mancato un po' di concretezza, ma possiamo dire che sia servita quell'esperienza in vista della Coppa, in cui c'è stata molta più invece determinazione, molta più capacità di gestire i momenti delle partite, da quel che ho visto io. Esatto, forse anche appunto come dici te è stata una fortuna quasi non accedere alla seconda fase del playoff, perché ha fatto capire alla squadra dove poteva migliorare. Esattamente, sia per questo e anche perché c'è stata la possibilità di ricaricare un attimo le batterie in vista della semifinale e finale di Coppa, ma dal punto di vista fisico ma anche mentale. Abbiamo iniziato a settembre, fine agosto anzi, siamo arrivati a fine maggio, una stagione lunghissima, una stagione pesante, un campionato impegnativo come la C2 con 30 partite, insomma, più le coppe, le vittorie settimanali, è stato più pesante. Le sicuramente difficoltà che ci sono per gestire una squadra nell'arco dell'annata, i problemi che lo stesso cambio di allenatore comunque certo, sono stati gestiti al meglio. È stato, io devo dire, io sono presidente giusto di facciata, un ruolo fondamentalmente nominale, sì, nel senso che io delego, lascio tutto allo staff che è eccezionale, che è la vera forza di questa società e di questo sono assolutamente superfluo, posso essere sostituito in ogni momento. Stasera infatti sono qui, giusto perché ci tenevo a tributare un elogio pubblico alla mia squadra che sta eccezionale, superlativa. E quindi no, lo staff ha veramente gestito in maniera eccezionale tutta la stagione, avendo a disposizione un gruppo qualitativamente dal punto di vista sportivo, umano, superlativo, devo dire. Secondo me anche questa è la forza dell'Aposa, il fatto che comunque ognuno ha il suo ruolo e ognuno ha la fiducia nelle capacità dell'altro. Come dici giustamente tu lasci delegare, cioè deleghi che sia lo staff, questo qui credo che sia... Certo, io credo che la chiave del successo in ogni progetto, in ogni aspetto della vita, sia quella di organizzare. Sì. Dove c'è organizzazione si riesce a vincere, quantomeno a raggiungere gli obiettivi che ci si pone. E quello che dico sempre, l'organizzazione viene prima di tutto, prima ancora dei giocatori, prima ancora dei presidenti, perché i presidenti passano, i giocatori passano. Possiamo avere anche dei fenomeni, possiamo avere anche un presidente che investe tantissimo, ma se no dopo il presidente va via, i fenomeni vanno via e non c'è organizzazione, cade tutto. Luca, che soddisfazione è stata alzare la coppa? Enorme. Anche perché io non me l'aspettavo onestamente. Loro sono stati molto bravi, sono molto forti, una squadra molto forte secondo me. Però sai, già un po' hanno pagato che il weekend prima hanno avuto i playoff anche loro, l'hanno vinto,
non erano seduti, perché avevano già preparato anche tutti i festeggiamenti, sì. Quindi volevano vincere questa coppa qua. Alla fine vince una coppa in casa, anche per loro. Sì, c'era molta gente a vedere, c'era il pubblico quasi tutta la loro parte, ci credevano molto, però ci sono stati bravi, sì. Col cuore. Avete giocato un'ottima partita e poi alla fine, giusto, la giusta bolgia finale di spogliatoio, che immagino sia stata... Sì, sì, poi vabbè. E poi la festa ci deve ancora essere. E la festa la faremo. La faremo. Sì, la festa la faremo. Il famoso premio promozione, praticamente, è stato concordato in tempi sospetti. Anche in TV possiamo dire che il premio promozione ci sarà. Sì, sì, no, ma ormai ragazzi lo sanno, l'avevamo concordato. È stata poi quella cosa della mia, loro hanno chiesto... hanno detto qual è il premio per quest'anno, ho detto, beh, mettiamo un premio unico nel caso in cui saliate, eravamo prima dei playoff, sono sincero, dicevo ma magari ce la facciamo, anche no, quindi spariamo anche altri, non ci credeva nessuno, è un po' la rovina del bilancio, questo, il premio è un weekend al mare che mi toccherà una male prossimamente, insomma, beh, vabbè, via. È andata bene. Penso che sia un sacrificio che farai volentieri. Sì, ma volentieri, anche perché sono meglio. Circolano foto su internet in cui ti vedo saltare tra le braccia dei ragazzi. Sì, c'è una foto molto bella che è piaciuta e ti ha messo anche in studio, credo, in cui vengo fatto. Il successo di questa squadra è comunque l'affetto, il gruppo che si è creato. Sì, il gruppo, io dico sempre, è il gruppo prima dei singoli e la giusta attenzione però ad ognuno. Sono queste che abbia successo. Perché lo sport poi a questo livello, intendiamoci, girano tanti presunti professionisti o fenomeni, specifichiamoli. Sì, esatto. Lo sport a questo livello deve essere, deve avere un forte impatto sociale, siamo qui tutti per divertirci e lo si fa, lo si può fare se c'è un bel gruppo, si sta attenti alle esigenze, ai dettagli di ogni persona che compone il gruppo, poi c'è chi gioca di più, c'è chi gioca di meno, c'è chi magari va da altre parti per giocare di più o altre problematiche. L'importante però è cercare di essere attenti a tutti, questo è l'obiettivo che ho sempre posto come presidente, quello che faccio, sì, ai miei collaboratori e a tutti quelli che orbitano intorno a noi. Assolutamente sì. Secondo te, Press, dove è stato il momento in cui questa squadra ha capito davvero di poter dire la sua? Ma secondo me un momento di svolta della stagione importante è stata la vittoria casalinga col Valsa. Io non ero presente fra le altre cose, non mi hanno riferita, perché vincere in casa contro una grande squadra come il Valsa, imbattuta, sì, non ha mai perso, e che poi è andata a vincere immediatamente il campionato. Comodamente poi. Comodamente, la ritroveremo l'anno prossimo in C1. Beh, ha dato alla squadra, ha fatto capire alla squadra che veramente poteva fare qualche cosa, fondamentalmente. Assolutamente sì. Il momento forse più difficile dell'anno è stato il cambio dell'allenatore, probabilmente. Sì, sì, è stato il cambio dell'allenatore, perché al di là della, insomma, della difficoltà, sì, che c'è sempre un avvicendamento di un certo genere, soprattutto la stagione in corso, soprattutto in un momento delicato, e soprattutto ritorniamo con risultati comunque positivi, sì, di Milano, che a cui tutti noi dobbiamo tributare un grande ringraziamento. Io stesso, dopo ritorno in Coppa, gli ho dato un messaggio. No, difficile perché comunque bisogna trovare qualcuno all'altezza, e lì lo dico anche pubblicamente, che sia già stata l'unica volta in 2 anni in cui ho preso io la decisione. Io, la gente non ci crede, è vero, io non dicevo assolutamente nulla all'interno dell'Aposa. Sono i nomi dei giocatori che vengono finita la stagione quando li vedo poi in campo alla fine del campionato, quando vado. E non so neanche questo, non seguo nulla. E ho avuto questa idea di tentare con questo nome di Riccardo D'Alena. Il tentativo è andato assolutamente a buon fine, perché il buon lavoro sicuramente fatto da Milani, che ha preparato questa squadra, però un allenatore che entra in corsa non è mai facile. Esattamente, entra in corsa, che non conosce i giocatori, perché Riccardo non era, ha giocato l'anno scorso, ma non è dell'ambiente calcio 5 emiliano bolognese, quindi non conosceva le varie individualità, ha dovuto anche prendere un po' di confidenza, sì, col campo, col giocatore, e ha lavorato benissimo, Assolutamente sì. Andiamo alla nostra pubblicitaria, poi tornate con noi perché continuerà questa bella chiacchierata. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más. Nel cuore di Bologna, all'interno dello storico mercato di Via Albani, al box 1314 trovate Si va di Roberta Bonfiglioli e Daniele Passarelli. Abbigliamento bambino 0-12 anni, abbigliamento ragazzo e ragazza e intimo.
attrezzature uomo-donna-bambino, tennis uomo-bambino, stock Naturino Primigi Geox, ciabatte De Fonseca in blu, da mare e da piscina. Si va, si va, lo trovate in via Francesco Albani al box 1314, telefono 051 35 98 78. Eccoci qua, siamo tornati. Press, quali sono i progetti futuri della cosa? Ma i progetti futuri, fondamentalmente l'obiettivo adesso è potenziare, prima che la rosa, prima che la squadra, perché questo è un problema che ci si può dare in secondo momento, la società, in vista di una stagione che sarà molto impegnativa, cioè dobbiamo saperlo già adesso, già oggi. La C1 è il massimo campionato regionale, ci confronteremo con realtà solidissime, presenti da tempo, e dovremo cercare di reggere lo scotto, reggere l'impatto con una realtà dura. Quindi l'obiettivo per appunto adesso è, abbiamo un mese di tempo, questo è lo spazio che oggi ci siamo dati con Roberto Goci, il progetto regionale, che mi chiedeva, che segue tutto, un mesetto in cui porre le basi organizzative per l'anno che verrà. Comunque penso che sia un campionato anche per la squadra stimolante, perché affronta delle squadre, come dicevi tu, che sono già insediate nel calcio 5 da diverso tempo. Secondo me la C1 dà proprio questo, ci dà la possibilità di confrontarci, dobbiamo arrivare con molto entusiasmo, sì. Senza paura, senza farci prendere anche dalla fretta di fare risultati, di dover per forza competere ad altri livelli. Noi non dobbiamo, questa è la cosa fondamentale su cui insisterò con lo staff, non dobbiamo snaturare la nostra filosofia solo perché siamo in C1. Quindi, ripeto sempre, una struttura organizzativa importante, uno staff serio, il gruppo prima di tutto, i giovani che non vanno dimenticati, io lo dico tranquillamente, cioè, questa è una nota polemica, se me la consentite, fare riunione scosta. Ci sono società che non fanno riunione, si risparmiano, investono nella prima squadra, è una cosa che non voglio fare, preferisco non investire nella prima squadra, spendere soldi per riunione, ma che ci dà la possibilità a questi ragazzi, anche perché poi alcuni, Luca li ha visti, li vede quotidianamente allenamento, sul campo sicuramente arriveranno, e a me dà una grande soddisfazione vedere questi giovani giocare. Beh, sicuramente investire nel settore giovanile paga, paga perché comunque ci sarà sempre un ricambio generazionale. Certo, forse non paga a breve termine, diciamo, dal punto di vista dei risultati, perché toglie risorse che possono essere investite in altro modo, però dal punto di vista della crescita e anche della serenità, anche della consapevolezza di fare qualcosa non soltanto per sé, ma per lo sport e per i giovani, beh, quello è qualcosa di, diciamo, ineguagliabile. Anche perché a livello nazionale credo che il calcio 5 non sia così sviluppato soprattutto tra i giovani. No. Quindi investire magari in questi giovani sicuramente può anche dare una possibilità a questi ragazzi di intraprendere uno sport diverso dai soliti calcio 11 o basket o pallavolo che sia. Ne parlavo proprio con Calobbi, che è il selezionatore della rappresentativa regionale di calcio 5, domenica, termine della Coppa, un allenatore che non c'è questa rappresentazione, sì. E concordavamo lui proprio sul fatto che lo sport, il calcio 5 e la giovanile deve essere un veicolo sociale. Noi dobbiamo utilizzare questo strumento per diffondere una certa cultura che manca, manca anche perché, vuol dire, a causa dei tempi che stiamo trascorrendo, stiamo ascoltando, sì. Tempi non facili. Luca, che figura ha in classe all'interno della squadra? Allora, diciamo che quando arriva lui porta una ventata di allegria. Quando entra ci aspettiamo sempre un aneddoto o un qualcosa che ci faccia un po' sorridere, che ci stia sul morale, che ci sproni. Fa sempre piacere quando viene il press negli spettatori. Hai tenuto un aneddoto? C'è confermatissimo. Hai tenuto un aneddoto per noi, press? No, beh, si può sempre improvvisare. No, Luca, Luca sa che io sono un grande appassionato di storia. Quindi generalmente richiamano sempre grandi battaglie prima delle partite. C'è stata alcuna prima della finale? Prima della finale no, ma perché prima della finale, visto che non ci eravamo sentiti prima della semifinale, sì. Allora ho detto non voglio disturbare la squadra neanche prima della finale. Perché il press, detto tra di noi, non è superstizioso. c'era una causa la press prima di una partita importante. Ce ne sarebbero mille. ma però, ripeto, ma così sono poi casualità, perché non le chiamiamo superstizioni, diciamo che casualmente uno si comporta sempre così, no, c'è un aneddoto divertente, se lo possiamo raccontare. Assolutamente sì. Camera del nostro pubblico. Sulla partita di domenica. Ero a Bologna, sono andato un po' in ritardo, per cosa del dolce compagnia, e mentre arrivo chiamo un nostro tifoso, che era lì in tribuna, per sapere come sta andando la partita. Sì. E lui dice, stiamo vincendo 1-0. Non vengo. Ho iniziato a girare per i monetari.
comunque questa poveretta, una ragazza, carissima ragazza, quella mia ragazza, che mi sopportava, a un certo punto mi scrive, manda un messaggio dicendo, scusami, in realtà ho capito male, perché sono anch'io tardi, perdiamo davvero. Arrivo, mentre andiamo vicino al palazzetto, mi richiama e dice, no, è finito il primo tempo, ha pareggiato Alan, uno pari, anche a ricominciare. Poi a metà secondo tempo mi avverte che stiamo perdendo 2-1, a quel punto ho detto basta, ma è parcheggio, entriamo, e ho fatto bene l'Italia perché poi Edo mi ha regalato i due pari e poi i due supplementari e la festa. Quindi un presidente molto scaramantico che però porta sicuramente assolutamente sì, anche mai bene sul serio. Se non ci divertiamo a questi livelli non ci divertiamo più. Esattamente, io sono qui per questo. Assolutamente. Però sì, io ti ringrazio vivamente di essere stato con noi. È un piacere, grazie a voi. Complimenti per la trasmissione, per questa bellissima iniziativa che dà un po' di visibilità a noi, i nostri sponsor che ringraziano in questa sede, come grazie a tutti i ragazzi e lo staff. Gli sponsor ne sono bisogno. Sempre lo staff. Soprattutto per la cena, quindi se volete chiamate e ci sono. Noi la prossima volta lo mettiamo sotto impressione, se volete tipo sponsor. Esatto. No, è un onore per noi aver aperto questa collaborazione con voi. E continuerà poi. Con l'anno prossimo abbiamo portato un po' fortuna. Molto, comunque è sempre presente. Va bene. Io direi, Luca, che questa è stata l'ultima puntata di questa stagione di Football Style, e torneremo sicuramente a settembre per raccontarvi questo campionato di C1 dell'Aquosa. Ringrazio ancora Fabio Cosenza per essere stato con noi. Ciao a tutti e a questo punto ci vediamo a settembre. Buona ciao. Arrivederci.